Se volete acquistare crediti o account con FIFA Points a prezzi davvero bassi, potete andare su golda.com e con il codice Justice avrete un piccolo sconto. Link in descrizione. Buona prima ragazzi, qui è Justice, oggi siamo tornati in questo nuovissimo video. Perché ho vinto il draft con quella squadra che abbiamo fatto ieri, quel record devastante, quel draft da record. Trovate ovviamente il video qui da qualche parte nelle schede. L'ho giocato e l'ho vinto, quindi vi spoilerò già che l'ho vinto, ma perché è stato un qualcosa di veramente epico. Questa squadra era troppo, troppo, troppo forte. Andremo a vedere insieme la finale, però come avrete potuto intuire, insomma, non la commenterò in live perché ho preferito giocarla per conto mio, registrando ovviamente solo il gameplay per concentrarmi al 100% sulla partita. E alla fine ho fatto bene perché l'ho appunto vinto. Quindi vi andrò a commentare, insomma, le azioni salienti. È stata una partita molto ma molto difficile, probabilmente la più difficile, ovviamente la più difficile delle quattro, perché le altre tre sono state veramente semplici, due hanno quittato, quindi è stata veramente facile arrivare in finale, ma la finale è stata durissima perché l'avversario era molto molto forte. Quindi andiamo subito nella partita. Questa è la squadra dell'avversario, anche lui due leggende messe un po' a caso, ma comunque vedendo questa squadra, cioè dalla squadra che lui aveva, giocava molto bene per avere una squadra del genere, insomma, con neanche 100 d'intesa. Era molto molto forte perché giocava in un modo strano, diciamo, che non ho visto molto quest'anno, cioè usava molto il fisico. Intanto qui Fudre al tredicesimo prova a sinistro un tiro un po' velleitario, ma mi stava pressando perché lui giocava molto col fisico, vi ripeto. Cioè si metteva al mio limite dell'area e stava lì col fisico e non riuscivo a prendergli palla. Qui intanto Fudre da un recupero perfetto, la passa a Overmars, la imbuca per Best. Best non so come ha fatto qui, non so come ha fatto, ma Best è il giocatore che più mi è piaciuto. È rimasto lì, si è girato, non so come ha fatto, ma l'ha piazzata sul secondo palo. Non so neanche io, non me ne ero neanche accorto che avesse segnato, cioè non me ne riuscivo a rendere conto, però tant'è che ha segnato, quindi tanta roba. Lui subito prova a reagire, sempre utilizzando molto il fisico. Lui si piazzava al mio limite dell'area, stava col fisico, vedete qui anche Messi, mi sposta a difensore col fisico, Messi, e poi va al tiro. Tutta la partita così ha fatto. Fine primo tempo, comunque andiamo in vantaggio, ma non era facile. Faccio un paio di cambi, metto dentro Ronaldo e si rivelerà una scelta azzeccata. Intanto lui qui su una mia disattenzione va e pareggia la partita perché avevo recuperato palla, non mi ricordo se era Hut o Bruma. Vabbè, qui Hut avevo recuperato, avevo intercettato, perde palla e Figo va dritto per dritto in porta. L'unica volta che mi ha preso in velocità mi ha segnato, perché poi per il resto quando mi giocava col fisico, io avendo difensori tipo Hut, Bruma molto fisici, me la sono cavata. Qui Ronaldo prova a centrare il gol col sinistro, ma purtroppo non ci riesce. Qui ancora dall'altra parte Overmars prova un cross. Il portiere c'è sempre sui cross quest'anno, è veramente difficile segnare, soprattutto dopo la patch. Qui intanto Best prova il tiro, qui era un'ottima posizione, ma ha caricato troppo poco, quindi niente di che. Finisce la partita al 90esimo e si va ai supplementari. Qui succederà di tutto. Metto, mi sembra, Nzonzi in campo al posto di Goretzka, che non mi era piaciuto molto in questa partita. Müller l'allarga per Figo, Figo prova il cross col sinistro. Niente, c'è sempre o il difensore o il portiere. Non riusciamo a bucare la sua difesa perché è molto molto forte, ovviamente, essendo arrivato in finale. Qui Best ancora si libera. Qui ho sbagliato io perché non ho fatto il tiro con RT, quindi il tiro di precisione. Ma ho detto tiro una bomba. È stato sbilanciato. Best non ha fatto niente. Qui però guardate qua. Recuperiamo palla con Nzonzi, nuovo entrato. Futre l'allarga ancora per Best. Best cerca e trova l'1-2 con Ronaldo. Anzi, non è 1-2 perché va da solo. E Ronaldo da qui l'ha piazzata in una maniera pazzesca. Quindi grandissimo cambio Ronaldo, azzeccato, tanta roba. Andiamo in vantaggio 2-1 al 99esimo minuto. Quindi tanta roba, ci stava, ci stava. Qui Ronaldo ha fatto un gol pazzesco. Ancora Ronaldo al 109esimo. Qui trova uno sgavetto spettacolare. Allora, lui era stato abile perché aveva fatto uscire il portiere, ma non del tutto. Quindi io non sapevo che cosa fare perché stava rientrando. Ho detto, vabbè, ci provo. Ha fatto un pallonetto preciso al millimetro e l'ha messa dentro. L'ha messa dentro Cristiano Ronaldo. Quindi doppietta per lui. Cambio azzeccatissimo. L'ho messo in quasi tutte le partite, in realtà, Ronaldo all'intervallo. Però qui si è rivelato particolarmente azzeccato. Andiamo quindi a vincere questa finale draft. Ora andremo a scoprire i premi, ovviamente in live, quindi face to face. Tanta roba, lasciate quindi tantissimi mi piace perché abbiamo vinto una partita non facile, non facile. Lui giocava in una maniera strana, vi ripeto. Usava molto il fisico. Io, avendo difensori come Mertesacker e Hut, sono stato abbastanza avvantaggiato. L'unica volta che mi ha preso in velocità ci ha segnato. Comunque, vedete, Ronaldo migliore in campo. Cambio azzeccatissimo, azzeccatissimo. Tanta roba, signori. Andiamo a vedere questi pacchetti perché speriamo di sculare, ovviamente. Speriamo di sculare. Andiamo.
Eccoci ragazzi con i pacchetti. Io sta squadra non la voglio mandare via, non voglio scartarlo sto draft, ma purtroppo devo. Guardiamoli l'ultimo sguardo, lasciate un mi piace per questa squadra perché è stato un qualcosa di spettacolare. Ma è giunto il momento, è giunto il momento di andare a ritirare i premi. Allora, sinceramente non so che ci potrebbe uscire. Ho visto molti che ricevono anche dei crediti come premio per la vittoria del draft. Io, avendolo vinto solamente l'altra volta, ci stavano premi di merda. Non so che cosa ci potrebbe uscire. Spero il pacchetto da 100.000, che sarebbe proprio come coronare tutto questo draft spettacolare da record, da record. Quindi andiamo a vedere che premi ci danno. Dai, ti prego, dammi qualcosa. Sì, pacchetto da 50.000. Il pacchetto da 50.000. Il pacchetto da 50.000. Sto sputando come un lama, ma non mi interessa, perché c'è il pacchetto da 50.000 crediti. 12 giocatori tutti oro, tutti rari. Non troveremo nessuno, però va bene. Però va bene, cazzo. Porco due. Io direi di andare prima con quell'oro, che così non abbiamo problemi di sorta. Andiamo prima con quell'oro, ovviamente, il non raro, ma ci sta. Sono contento di trovarlo qui, il non raro. Manisa, ma che cazzo sei? Porco due, signori, il pacchetto da 50.000. Andiamolo ad aprire. Una leggenda sarebbe il top. Io vorrei non guardarlo. Infatti non lo guarderò. Mi copro con la custodia del nuovo Joypad Xbox bianco, che spero ci porti. Anzi, voglio aprire pure questo qua, che non so che pacchetto sia, ma non lo voglio. Deve esserci solo quello da 50.000. Dobbiamo andare ad aprire, dobbiamo trovare Ronaldo, una leggenda, chiunque, insomma, chiunque. Io ci sono, signori, io non guardo, mi metto questo qua davanti. Andiamo ad aprirlo, non guardo perché io già capisco se esce un workout oppure no. Non sto guardando per niente. Ti prego, eSports, non sentirete nulla perché c'è sto coso davanti. Ma ti prego, eSports, ti prego, ho vinto questo draft in maniera incredibile. La casetta, va bene, cioè, non è un workout, ma va bene. Quanto, non ne ho idea di quanto possa valere. Solo la casetta, praticamente. Quanto vale, ti prego, dimmi. Oddio, vale un botto. Oddio, vale in botto, sì. 72.000, va bene. Speravo in una leggenda, ma comunque lui è meglio, cioè vale più di molti walkout tipo Busquets o altri brutti. Va bene la casetta, va benissimo, la casetta va benissimo. Poi vediamo un po' se c'è qualcos'altro che potrebbe valere. Valencia potrebbe valere qualcosa. Valencia, 10.000, cosa? 9.000 Valencia? What? 9.000 Valencia? Buono, cioè non mi lamento. Va bene, perché sono comunque 72.000 crediti, mi ci faccio altri draft. Questo account lo uso solo per draftare, insomma. E vediamo un po' come va. Questo è 4 giocatori, questo, vabbè, lo possiamo riscattare, non so perché sta qua. Tanta roba, signori, lasciate quindi un bel mi piace, ve lo ripeto. Questo draft è stato un qualcosa di incredibile, dall'inizio alla fine. Vi ripeto, l'episodio di ieri dove costruiamo la squadra trovate qua da qualche parte. Io vi ringrazio come sempre per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!